Io credo che innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi, perché vincere contro una squadra come Latina, al di là della prestazione che in certi frangenti poteva essere migliore di quella che è stata offerta, soprattutto per quello che ha detto bene lei, la capacità di chiudere le partite avendo delle possibilità e soprattutto magari con meno egoismi in certi frangenti da parte degli attaccanti, in modo che si possa essere un po' più tranquilli, perché poi è un attimo andare in difficoltà e rischiare anche in superiorità numerica, perché poi subentra un aspetto psicologico. Credo che ci sia stato anche un calo dal punto di vista fisico a centrocampo, e poi abbiamo sprecato e abbiamo dato l'opportunità a Latina di rientrare. Latina che era impensabile venire e non poter soffrire nulla, quindi perché avevamo di fronte una squadra che negli ultimi periodi comunque dall'inizio della stagione, da amichevoli alla prima di campionato, ha sempre fatto risultati importanti. Ed essere andati in vantaggio 2-0, sprecando diverse situazioni nel primo tempo per poter arrotondare il risultato, poi devi essere a livello psicologico granitico, perché poi quando c'è un piccolo episodio a favore degli avversari prendono anima e tu rischi di andare in difficoltà. Quindi la bravura era dover chiudere prima la partita e poi comunque bravi a soffrire, anche se onestamente abbiamo sofferto anche troppo.